Ciao amici di Italia Top Games. Sì, dopo la fine dell'imbattibilità, dopo la fine della winning streak, ritorno a giocare con il Real Madrid contro il Real Madrid. Allora, vediamo un po' qui, mi sembra che va tutto bene. Beileda, no, preferisco Hazard. Vinicius, Jovic è giù. Asensio, Isco. No, va bene, vanno tutti bene così. Valverde, Modric. Ok. Due gol mi servono per finire l'evento e per vincerla pure mi piacerebbe, per ricominciare. Mi stava esaltando la win streak, ma contro il Siviglia l'avversario era bravo, ma anch'io ho sbagliato. E quindi oggi gioco una seconda partita per chiuderla qui. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni medie avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera. Nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella forza ragazzi, due gol. Amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Insieme è piaciuto. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. La partita è già cominciata. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Toni Kroos, il metronomo del centrocampo della sua squadra, è in grado di sfornare assist e passaggi millimetrici e se è in giornata può davvero fare la differenza. Eh sì, è un giocatore sicuramente in grado di decidere le sorti della partita. Hazard è libero di creare pericolo. Hazard vede lo scatto e cerca la profondità. Cross verso il blocco, sensazionale. Ma che parata questo. C'è il retropassaggio. Ok. La gioca all'indietro. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Sapeva già tutto, oh, e anticipa l'avversario. Che peccato. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Mendy. Toni Kroos. Casemiro. Valverde. Sceglie di andare per vie verticali. Può cercare il taglio in mezzo. Le prende tutte. La gioca sulla destra. Iniziamo a fargli un po' più alti i passaggi perché sennò ci prova con un pallone le profondo. Prende tutte. Vabbè, fuori. E fa su il rinvio degli avversari. Prova Benzema, prova a darla profonda nello spazio. Punta l'avversario. Vinicius Junior! Sarebbe stato un gol straordinario, peccato per la conclusione. Bello scatto in avanti, ma gli è mancata la lucidità al momento della conclusione. Incornata! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Hazard, pallone interessante in verticale, ha spazio per cercare gol. Ci prova. Bello, al primo colpo davvero. Bravo, bravissimo Vinicius Junior, anche Benzema, bravissimi alla prima occasione, così si fa. E il risultato si sblocca 1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Benzema, Vinicius Junior, Mendy, cross in mezzo. Sceglie di andare per vie verticali. Ecco il filtrante per Benzema. Attenzione, può avanzare e tirare. Oh, vai Vinicius. Vinicius Junior. Traversone, basso. La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Prova Benzema. Ci prova con un pallone profondo.
Valverde vede lo scatto e cerca la profondità. Ecco il filtrante per Benzema. Un intervento impeccabile. E andateci sotto al portiere. Sfida di qualità qui, un'azione pregevole bloccata da un intervento ugualmente eccellente. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Toni Kroos. Se non segno il secondo gol entro il primo tempo, riprovo con due punte. Prova perché profonda, nello spazio. È molto difficile. Palla tagliata, la toglie dalla porta. Madonna, questa è incredibile! È incredibile, Santa Madonna! Un portiere eccezionale. Benzema, bel tiro. Sono andati vicini al gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. No! Clamoroso! E traversa! Pallone lungo, in questa non è colpa di questo, è colpa mia che faccio questi rinvii dopo che ci ho avuto un sederino grande. Sbaglia completamente il suggerimento. Pallone interessante, in verticale. Hazard! Preferisce il retropassaggio. Usa le sue doti tecniche. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Fallo. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Per questa volta l'arbitro lo grazia, ma lo redarguisce molto energicamente. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarsi un cartellino se continua a comportarsi così. Benzema. Tentativo per Toni Kroos. Vinicius Junior. Mendy ha spazio per affondare. E si sono conquistati un calcio d'angolo. Fortuna sempre numero uno. Vai, Vinicius Junior ha già segnato in questa partita. Benzema. Vinicius Junior. Avrà un minuto di descuento. Ci prova con un pallone profondo. Sono gioco. Peccato in offside da guardaline. Peccato. Questo è un passaggio quantomeno discutibile. Sono finiti i primi. Prendiamo le due punte, dai. Squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. Che... ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Una punta è davvero dura. Campo dopo i primi 45 soprattutto minuti. Quando hai una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. Valverde. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Vinicius un po' più esterno come Hazard. Adesso mettiamo qui. Punta. Ok. Cross un po' più avanti. No, secondo punto. Anzi, quasi. Io metto dentro Modric al posto di Casemiro. E passiamo a una roba del genere. 4-2-4. Quasi metto dentro Bale, ragazzi. Via. Freccia in alto e vediamo come va. A posto, fine del tempo. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 15. Il secondo tempo è cominciato. El dorsal 14. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco. Come se fossero ancora sullo 0-0. El dorsal 10. È una squadra che ama palleggiare e mantenere il possesso palla. È vero Fabio, sono molto attenti a far circolare il pallone con calma e precisione. Ci vuole molta concentrazione. A volte i tifosi si lamentano perché un calcio del genere rallenta troppo il ritmo o perché può sembrare rinunciatario. In realtà è un esercizio di squadra molto difficile. Serve la collaborazione di tutti e può davvero far dominare le partite. Va di testa! Occasione fallita, è stato sfortunato qui.
Valverde allarga il gioco a destra, tenta Hazard, Carvajal vede lo scatto e cerca la profondità, Hazard la mette in mezzo, no, sulla destra Carvajal, ottima lettura di gioco, recupera palla e dai, ma che occasione d'oro e trova il compagno Vinicius Junior, no, ma dai, su hanno trovato la parità. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati, grande rapidità di esecuzione. Si ricomincia da una situazione di parità. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. È la stessa. Gioca una palla lunga, cercano un'azione veloce. L'assistenza a este partito asciende a 71.550 spectadores. Sceglie di andare per vie verticali. Riceve un pallone interessante. Palla intercettata. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Vede lo scatto e cerca la profondità. Eder Militao. Mendy la gioca in profondità, pallone interessante in verticale sulla fascia, è libero, traversone di Toni, c'è il colpo di testa, bella l'azione anche se non è andata certo a buon fine. Non puoi concedere tutto quello spazio sulla fascia, i difensori avrebbero dovuto temporeggiare e chiudere meglio lo spazio. Movimento nello spazio, prova il cross, Toni Kroos prova a darla profonda nello spazio, Hazard elegante ci prova con un pallone profondo, fuori gioco Benzema, però segnala giustamente la posizione irregolare, offensiviamoci. Eder Militao di forza, Vinicius Junior, pallone interessante in verticale, cerca lo spunto, tocco preciso, tiro di Valverde, conclusione sul fondo. È stato bravo a controllare la palla, ma forse ha avuto troppa fretta di tirare, un'occasione comunque sprecata. Eder Militao, scodella in avanti, Valverde vede lo scatto e cerca la profondità, Hazard riceve un bel pallone, bravo, hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, perché non è passato. È gratificante assistere a un match così in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Vinicius Junior, bravo, prova a darla profonda nello spazio, ci mette lo zampino e riconquista la sfera. Fischio ma di va gara, calcio di punizione, ma de che su, punizione difficile che cerchi la porta da questa posizione per noi. Ah no, per loro. Si prende un momento per valutare le opzioni a sua disposizione. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Alaba. Tenta Hazard. Ha spazio sulla fascia. Sceglie di andare per vie verticali. Una buona idea, ma ha impattato male il pallone.
Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Ci prova con un pallone profondo. Palla dentro per Hazard. Provano a partire in velocità. Hazard intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo o forse il colpo di fortuna decisivo. Che cappello. Bale. Benzema vede lo scatto e cerca la profondità. Avrà un passaggio sulla destra. Ha dettato bene il passaggio con un bel movimento sulla fascia. Courtois interviene comodamente. Niente ragazzi, tocca fare l'ultima, ancora una partita, per colpa di quello staccone, se no avevo finito già da prima, e siamo a 6 gol, tocca farne un'altra ancora, speriamo che l'ultima sia decisiva. Al prossimo video, oggi è domenica, ciao!